La Regione del Veneto risponde a questo invito perché crede effettivamente in questa necessità. E l'intervento di Elvio Tasso, responsabile della direzione sistemi informativi, è proprio in questo senso. Qual è la risposta della Regione Veneto? Prego. Buongiorno a tutti. Dopo questa importante introduzione, anche molto efficace, l'avvocato, rientro un po' a quelli che sono. Io rientro un po' su quello che è la proposta che l'amministrazione regionale vuol dare e vuol mettere a disposizione come prodotti e servizi per territorio, per questa sfida che vogliamo porre assieme agli enti locali per la dematerializzazione. È stata fatta una gara regionale che prevede una serie di servizi. Io ricordo che già in passato, nel 2006, nel 2007, era già stata fatta una gara in cui l'amministrazione metteva a disposizione anche degli enti locali tutta una serie di servizi legati all'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale. Complessivamente con la precedente gara sono state attivate 1900 caselle di posta elettronica certificate e quasi 2000 firme digitali sono state distribuite. La nuova gara che è stata espletata, oltre a questi servizi di base, mette a disposizione anche altre cose che poi verranno descritte in maniera un po' più dettagliata. Però io volevo fare anche un po' un discorso un po' più ampio e vedere come questo appalto, questi prodotti, questi servizi che metteremo a disposizione si inserisce in un insieme di interventi che l'amministrazione regionale sta portando avanti sia in tema di dematerializzazione, ma in particolare sul tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione della regione e nei servizi che noi possiamo mettere a disposizione agli enti locali. L'approccio che vogliamo dare ai nostri progetti è un approccio che chiamiamo multidimensionale, cioè ci sono due assi tra loro ortogonali, direi, cioè c'è la parte tecnologica, infrastrutture, applicazioni e anche servizi, però c'è tutta una parte trasversale di carattere organizzativo che va a impattare su queste piattaforme, su queste infrastrutture, queste applicazioni, questi servizi e senza di quali non si riesce a portare avanti quello che è il cambiamento organizzativo. Così nei nostri progetti, nel sviluppo della nostra progettualità e in questo caso anche in questo servizio che vorremmo mettere a disposizione, ci sono anche queste attività importanti, attività di supporto, di formazione ma anche di aiuto, di avvicinamento, di accompagnamento a quello che è il cambiamento organizzativo. Per la dematerializzazione, per i servizi digitali, diceva prima anche l'avvocato, la cosa più importante sono le infrastrutture. Senza un'importante infrastruttura di connettività a banda larga, nessuno può pensare di poter utilizzare questi strumenti e passare dalla carta al digitale. Bene, nell'ottobre del 2011 la Regione Veneto, l'amministrazione regionale, la Giunta regionale ha trovato un piano importante che prevede la messa a disposizione alle aree sprovviste di fibra ottica che consente poi agli operatori di portare i servizi a banda larga. Per banda larga ormai si intendono servizi fotografando la situazione ad oggi ed è riconosciuta dall'Unione Europea connettività superiore a 2 mega, ad oggi comunque mediamente si parla di 7 megabit per secondo. Questo piano di interventi prevede circa 273 cantieri, poseremo circa 1000 km di fibra ottica in 188 comuni. L'investimento di 40 milioni di euro e interesserà circa 380.000 veneti. Ciò vuol dire che riusciremo a portare un grado di copertura in banda larga nel Veneto da un attuale 88-89% a circa 94-95%, circa 6 punti e mezzo percentuali, che sembrano pochi, però se si pensa che gli interventi vanno in quelle aree che sono a divario digitale, cioè dove gli operatori non sono sollecitati a intervenire perché non c'è un ritorno dell'investimento, cominciano a essere cifre abbastanza interessanti.
Un'altra piattaforma che da tempo noi mettiamo a disposizione degli enti locali è la cosiddetta comunità diretta regionale OverNet. Cosa vuol dire? Che mettiamo a disposizione tutta una serie di connettività, di servizi agli enti locali che consentono loro di entrare in quello che è la rete STC. Ormai da tempo per arrivare a quelli che sono i servizi che vengono erogati dall'amministrazione centrale, per poter accedere ai servizi, parlano per esempio dell'agenzia del territorio o altri, bisogna avere accesso attraverso una rete STC. L'amministrazione regionale mette a disposizione questo servizio, ci sono già 55 enti che sono attivi, enti locali, ma anche ci sono dei servizi territoriali del Veneto che hanno già contatto con noi per collegare i propri enti ad essi collegati. Un'altra piattaforma è che va sempre nel verso della più che della dematerializzazione, della digitalizzazione dell'informazione, è la piattaforma per la cooperazione applicativa. Di fatto è una soluzione, un'infrastruttura che mettiamo a disposizione degli enti locali e che serve per integrare i vari sistemi informativi che i vari enti, sia del Veneto, però a questo punto si pensa anche a un'integrazione interistituzionale, cioè tra altre regioni o comunque tra la regione Veneto e gli enti centrali dello Stato, e consente di poter scambiare in modo sicuro, certificato e condiviso tutta una serie di informazioni. Ad oggi abbiamo già tutta una serie di realtà che utilizzano questa piattaforma, ci sono 120 enti tra cui le unità sanitarie locali e ci sono già una serie di servizi che utilizzano questa piattaforma per scambiare le informazioni. Parlo dell'anagrafe medica regionale, parlo di progetti che sono stati fatti in collaborazione con la prefettura per lo sommerso, dati catastali, dati camerali, ci sono comuni che utilizzano la nostra piattaforma, hanno accesso ai dati camerali per fare delle verifiche direttamente online, quindi senza carta, di quelli che sono i dati che sono riferibili alle imprese commerciali. E quello che è interessante riportare sono alcuni numeri che noi abbiamo monitorato in questi ultimi 6-7 mesi su questa piattaforma. Ad oggi, questi ultimi 7 mesi di monitoraggio, la piattaforma ha girato quasi 6 milioni e 300 mila transazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra alcuni servizi che sono già stati attivati, parlo dei medici di base, di aziende di libera scelta, l'invio dei dati della comunicazione obbligatoria al sistema informativo lavoro al Ministero del Lavoro centrale, oppure l'accesso ai dati camerali, complessivamente in questi ultimi 7 mesi abbiamo girato 6 milioni e 300 mila transazioni, quindi informazioni. Questo è un ritmo di circa 900 mila transazioni al mese e siamo all'inizio, no? Siamo in una fase in cui si sta capendo l'importanza e la potenzialità di questo strumento e niente, cominciamo a chiedere di poter entrare in questa comunità. Cresci non è solo tecnologia comunque, non è solo una piattaforma tecnologica che è stata vista dalla DGPA e quindi è stata certificata anche dal Ministero dell'Interno. Speriamo a breve di poter firmare un protocollo di intesa con il Ministero che consenta che i dati possano anche arrivare dal Ministero dell'Interno, quindi con un aggiornamento immediato e costante delle informazioni e delle variazioni anagrafiche, ma è anche organizzazione, cioè abbiamo un gruppo di persone a Porto Marghera che quotidianamente stanno sul pezzo, risolvono i problemi, danno assistenza, danno supporto e cercano di creare le condizioni affinché questi strumenti a loro volta entrino nelle organizzazioni degli enti locali. Un altro strumento che abbiamo sviluppato e portato avanti è il portale degli enti locali, MyPorta. Cosa c'entra con la dematerializzazione? Ci sono alcune questioni che potrebbero essere far sì che questo strumento possa essere un centro di documenti dematerializzati, ma quello che soprattutto è importante è che anche in questo caso diventa uno strumento di interfacciamento tra la pubblica amministrazione e i cittadini in modo digitale. Ad oggi ci sono già 121 enti che lo utilizzano e c'è anche un'acquisizione di uso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di questo strumento che
per noi anche questo è un strumento importante che porta al cambiamento, che porta a utilizzare il sistema digitale per poter scambiare informazioni tra la pubblica amministrazione ma anche tra cittadini e imprese. C'è tutto il tema che riguarda i servizi relativi alla legge 54, gli strumenti che noi diamo ai comuni per informatizzare le proprie applicazioni. Un piccolo dato, l'anno scorso sono stati 533 i comuni, gli enti del Veneto che hanno avuto contatto con i nostri uffici, quindi quasi la totalità. Ma quello che mi interessa sottolineare è uno strumento che mettiamo a disposizione, che è la gestione delle pratiche edilizie, circa 350 amministrazioni che lo stanno utilizzando nel Veneto, e quello che è importante sottolineare è che noi abbiamo integrato lo sportello unico per le attività produttive, quindi i documenti passano in modalità elettronica, e in fase di integrazione con il servizio telematico online per la gestione dei procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in collaborazione con il Collegio di Diritto Internazionale, se non ricordo male, anche con l'ANCI, in modo tale che le domande che vengono e che pervengono a questa applicazione arrivino attraverso le modalità telematica e con posta elettronica certificata, come dicevo. Non da ultimo il fatto che questo strumento già prevede la consultazione online delle pratiche, quindi non deve essere in ufficio, ma l'utente o il professionista può vedere la pratica, a che punto vai, dove si è fermata e quanto tempo ancora sarà per poterla chiudere, e anche la possibilità, che ritengo molto importante, del prenoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che a casa il professionista può inviare all'ente attraverso i canali internet, può inviare una pratica che viene ricevuta per essere elaborata. Sportello unico, anche questo è uno strumento che è già stato da subito integrato con la firma digitale, e anche questo strumento può acquisire le pratiche in modalità telematica. Quindi un altro tassello per la dematerializzazione e per la digitalizzazione delle informazioni. Come dicevo prima, non solo tecnologia, ma abbiamo cercato anche di accompagnare, lo dico in maniera sempre con successo, ma anche spesso con difficoltà, abbiamo cercato di accompagnare i nostri progetti e i nostri servizi con modelli organizzativi, sensibilizzazione, e quindi creando dei processi di innovazione che al nostro interno sono stati più o meno articolati e condivisi col territorio, dei modelli organizzativi che coinvolgono il territorio nella fase di progettazione e sviluppo dei nostri servizi e della loro implementazione e aggiornamento, e anche con modelli di inclusione, cioè abbiamo cercato di mappare tutte le realtà territoriali nel Veneto, dalle imprese all'università e quant'altro, per trovare dei modelli di condivisione degli obiettivi. Quindi questa è quegli assi verticali che prima dicevo che non possono non essere presi in considerazione se vogliamo che i nostri progetti abbiano successo. Detto questo, che mi sembrava importante per contestualizzare poi questa gara, quali sono i servizi che vengono offerti? Dopo di me ci saranno dei relatori che andranno un po' più in dettaglio e in maniera un po' più tecnologica di quello che potrò fare. Ma in sostanza, rispetto al passato appalto, ci sono delle novità importanti. Quindi abbiamo ancora la firma digitale, marcatura temporale, porta elettronica certificata, che metteremo a disposizione gratuitamente agli enti locali. Abbiamo inserito il tema della conservazione sostitutiva a norma di documenti informatici, in modo che gli enti non si preoccupino dal punto di vista tecnologico negativo di come va fatta questa cosa, e abbiamo anche creato le condizioni affinché ci sia un supporto, formazione e helpdesk a favore degli enti locali. Andiamo un po' sul dettaglio. Servizi digitali in marcatura temporale, avremo dei kit che verranno forniti o che stanno già per essere forniti, e rispetto alla versione precedente non abbiamo più la firma digitale sul smart card, ma abbiamo il token USB come ho fatto vedere prima all'operato, e c'è la modalità di consegna attraverso una busta discreta, cioè ci saranno momenti diversi in cui verranno date le informazioni. Ci sono le condizioni generali del contratto e poi una serie di
pagine che consenta accedere a informazioni che consentono accedere al web per sapere come, quali sono le condizioni di servizio. Questo token USB, che è una chiavetta portatile che può essere utilizzata su qualsiasi PC senza necessità di installare il software, ha già tutto quanto a bordo. Il token fornisce appunto le funzionalità del dispositivo di firma digitale, unicamente a quella di una memoria flash aggiuntiva, cioè una sua interna, potrà mettere delle informazioni, c'è un'area anche dove si possono mettere informazioni cifrate ed è disponibile su diverse piattaforme, quindi sia XP, Mac, OS, successivi, Fedora, Ubuntu, Red Hat e quant'altro. All'interno di questo token ci sono tutta una serie di applicazioni che fanno sia la firma e verifica, ma anche browser, antivirus, utility backup e quant'altro. Per quanto riguarda la distribuzione, di fatto il rilascio del kit viene in forma gratuita, non è cambiato niente rispetto al precedente. Abbiamo cercato, sulla base dell'esperienza e del trend che c'è stato negli scorsi anni, abbiamo definito dei target di consegna, quindi la popolazione amministrata sotto i 5.000 abitanti di comunità montane daremo 5 firme digitali, tra i 5.000 e i 20.000 10 e così via. Questo non vuol dire che poi è chiaro che noi è un'attività di supporto, di accompagnamento che stiamo facendo, no? Di promozione, chiamiamola, no? Ciò non toglie che l'ente possa utilizzare il contratto, può richiedere ulteriori token a costo di 24 euro, che è quello che è stato fatto in sede da Pando. C'è la possibilità del servizio di marcatura temporale, cioè che il documento, oltre ad essere firmato digitalmente, possa essere marcato temporalmente. Questo non è un servizio a pagamento, che è un servizio a pagamento che ha le stesse condizioni che sono state fatte di gara alla Regione Veneto. I lotti sono lotti da 5.000 marcature a un costo di 5 centesimi più o meno. Quindi chi avesse bisogno di questo servizio tenga presente che è un servizio a pagamento. Per quanto riguarda invece la PEC, può essere utilizzata, quindi il servizio che diamo gratuitamente può essere utilizzato attraverso i più diffusi clienti di posta, di clienti di posta, può essere utilizzato attraverso anche interfaccia web mail, cioè accedendo direttamente attraverso internet, ma anche ci sono le condizioni affinché questo possa essere integrato nelle proprie applicazioni, nei propri processi applicativi, utilizzando delle librerie che vengono messe a disposizione. Sono alcune, la casella di posta elettronica certificata fornisce tutta una serie di funzionalità previste a normativa che io adesso non vado a citare, comunque c'è tutta la parte di gestione dei messaggi non PEC e anche la possibilità di gestire caselle multiutente. La capacità di una casella di 6, complessivamente 6 GB e tutto sommato può gestire l'invio di messaggi fino a 50 MB. Traffico illimitato, anti-spam, antivirus, il modulo automatico, crittografia e servizi anche di SMS. Anche in questo caso abbiamo definito un modello di distribuzione, questa attenzione di sensibilizzazione, di supporto, di accompagnamento. Queste sono i numeri che rispecchiano sostanzialmente quello della firma digitale. Anche in questo caso l'ente che per sua necessità avesse bisogno di ulteriori caselle di posta elettronica le può acquisire direttamente dal fornitore che è in concerto, che ha vinto la gara, accendendo lo stesso listino che viene praticato per un evento, quindi in conformità di 6,50 euro per casella. C'è poi il servizio di conservazione sostitutiva norma, che garantisce la conservazione dei documenti nel pieno rispetto della normativa, permette di conservare il documento in maniera sostitutiva rispetto a quello che è l'originale cartaceo. La firma digitale responsabile della conservazione e la marcatura temporale conferiscono ai documenti di validità legale, ma quello che è più importante è che, diciamo più importante, non meno importante, che il servizio consente al gestore del flusso di conservazione degli archivi metadati in ASP. Cosa vuol dire?
che il fornitore che ha vinto la gara in ASP fornisce questo servizio, e quindi si è svincolati da tutte quelle problematiche legate alla gestione sicura dei documenti, dei metadati, del controllo di creazione dei loghi, delle marcature elettorali e quant'altro. Quindi questi progetti sono svolti da service provider, che in questo caso è in Crociera. Il servizio prevede la predisposizione del piano di avvio, dove vengono considerati i seguenti aspetti: i requisiti formali, la verifica dei precedenti tecnologici, l'integrazione applicativa ed eventuale anche migrazione da un altro sistema, laddove ci fosse un ente che si è già in modo autonomo fornito di questo servizio e vuole passare. È chiaro che questo accesso alla conservazione sostitutiva è un servizio a pagamento. Quindi l'ente che vuole attuare questo servizio di direzione sostitutiva, allegando, quindi lasciando al fornitore tutti gli oneri, gli onori di fare la conservazione, lo può fare alle stesse condizioni generali che vengono fatte alla regione, perché la regione sta dotando di questo servizio per i propri documenti. Il costo di 120 euro di canone annuo per 1 gigabyte. C'è anche un servizio di affiancamento, e anche questo è un servizio a pagamento, cioè gli enti si possono dotare della consulenza del processo per le attività di implementazione dei processi con l'uso di nuove tecnologie, l'attività di certificazione dei propri processi interni, quindi tutta quella parte di introduzione allo studio e l'introduzione dei processi di dematerializzazione dei propri enti possono essere realizzati con un supporto, con la consulenza di questo partner. E i servizi di consulenza ovviamente vengono pagati a parte, comunque allo stesso costo che viene praticato alla Regione Veneto, quindi il costo di 420 euro al giorno. Poi c'è un piano di formazione. Questo piano di formazione è totalmente gratuito, quindi abbiamo detto ci sono dei servizi, c'è tutta una fase di accompagnamento, c'è una fase di formazione che viene fatta su tre fasi. C'è una fase di autoapprendimento in learning, quindi la possibilità di creare un sistema di learning, ci sono le attività di formazione in aula e ci sono le giornate di affiancamento. Su questa formazione ci sono cose molto interessanti. Il collega Andrea Bora, che mi suggerirà, andrà un po' più sul dettaglio e vi darà veramente delle informazioni molto, molto, molto interessanti. Abbiamo già previsto una serie di calendari di formazione in aula, ci sono una serie di attività che saranno svolte già a partire dalla fine marzo fino alla metà aprile, e magari penso che poi Andrea dirà qualcosa un po' più di dettaglio sotto profilo organizzativo. E questi sono un paio di contatti che vi pregherei di segnare, appunto li trovate sotto il tema i luoghi della Regione Veneto oppure i luoghi @regionevento.it. Io spero di aver dato una panoramica, la mia intenzione non era andare sul dettaglio, ma di cercare di dare questa situazione, questo messaggio che la Regione si sta muovendo su diversi ambiti che comunque hanno la stessa convergenza, cioè la digitalizzazione dei servizi. Vedete la digitalizzazione.